Bentornati amici ascoltatori di By Night Roma. Siamo ancora qui perché le nostre rubriche vanno avanti. In particolar modo si riapre la rubrica dedicata alla salute e al benessere, perché parleremo di salute e benessere con la professoressa di educazione fisica, nonché insegnante di ginnastica aerobica, artistica, ritmica, danza moderna e classica, hip hop e anche fitness, Miki Pohazza. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a te Miki, anzitutto complimenti per queste, diciamo, per questo ampio campo in cui lavori, in cui tu ti cimenti e insegni, è molto vasto. Eh già, però sono aiutata dai grandissimi insegnanti, bravi professionisti e tanto amici. Allora Miki, parliamo un attimo del tuo percorso che ti ha portato ad arrivare fino a qui, fino ad essere un insegnante di tutte queste discipline. Poi ci addentreremo nel parlare di queste discipline, delle proprietà, dei benefici che possono apportare sia al fisico che alla mente, psicofisico quindi. Ma tu, sappiamo tutti che sei un ex atleta, quindi raccontaci un po' com'è il tuo passato, qualcosa sul tuo passato. Grazie, allora io vengo dalla Romania. Ho iniziato a fare ginnastica a 4 anni, sono stata selezionata da una professoressa di educazione fisica quando ero già all'asilo e i miei genitori sotto il comunismo, perché lì era sotto il comunismo, certo. Era una scelta molto difficile se avrebbero dovuto mandarmi a fare ginnastica o tenermi a casa. Ovviamente sotto il comunismo a fare lo sport come ginnastica era una possibilità straordinaria per uscirne fuori. E allora i miei genitori avevano preso questa decisione: o al centro olimpico o sta a casa. E quindi al centro olimpico sono stata selezionata subito e presa in una squadra di ginnastica artistica. Ho continuato a ginnastica artistica fino ai 17 anni. Dopodiché indietro ho avuto un brutto incidente, ho fatto una commozione cerebrale al volteggio, ho dovuto smettere, ma non per l'incidente, che praticamente avevo delle altre colleghe molto più forti che venivano dietro e io perdevo campo. Quindi a questo punto, guidata dal mio coreografo, di non perdermi per il valore che avevo, sono riprofilata su ginnastica aerobica e ha fatto benissimo, perché i risultati dopo si sono visti: 3 volte campionessa mondiale e 4 volte campionessa europea. Complimentissimi allora Miki, infatti da qui diciamo, è proseguito il tuo percorso fino ad arrivare all'insegnamento della ginnastica aerobica e anche artistica. Puoi parlarci di queste discipline, perché ovviamente sono due cose differenti e magari dei benefici che possono apportare a tutte le persone che praticano o vogliono praticare questa disciplina? Assolutamente, nella nostra società praticamente manca l'unica sorella della ginnastica, che è l'acrobatica, cioè ginnastica acrobatica che si svolge su uno striscione facilitante, che aiuta per fare questi doppi salti mortali con gli avvitamenti e via vicenda. Invece noi nella nostra società facciamo ginnastica artistica, ritmica e aerobica. Ginnastica aerobica è la sorella più piccola della ginnastica artistica. Come penso che tutti sanno, se no ricordiamo che la ginnastica artistica si svolge su dei grandi attrezzi, la ginnastica ritmica con dei piccoli attrezzi, invece la ginnastica aerobica si svolge solo al corpo libero, su una pedana di legno però un po' elasticizzata, che permette di fare dei salti sotto la base musicale più velocizzata, in modo di essere aerobica. E difficoltà di coordinazione, flessibilità e forza. Beh, sicuramente sono tre discipline complesse, ci vuole molto lavoro dietro, molta determinazione. Assolutamente, pure perché la ginnastica aerobica nei confronti dell'artistica si svolge nell'individuale, in maschile e femminile, coppie che vengono giustamente coppie miste di maschi e femmine, trio che possono essere dallo stesso sesso o misti, e il gruppo da 5 che possono essere sempre dallo stesso sesso o misti. E quali benefici possono apportare al fisico queste discipline? Io penso sempre che l'agonismo porta a essere molto più disciplinato, molto più ordinato e molto più coerente con se stesso, fisico e intellettuale.
Quindi comunque, a prescindere dal campo agonistico, tu consigli alle persone, per tenersi in forma, di praticare una di queste tre discipline, quindi o la ginnastica artistica. Ma lo sport è aperto a tutti, lo sport è aperto a tutti, assolutamente, soprattutto perché abbiamo visto ultimamente nelle scuole, lavorando nelle scuole, mi sto rendendo conto che l'obesità sta andando molto... È aumentato. Sì, è aumentata. Quindi lo sport è aperto a tutti e da qui giustamente i tecnici qualificati fanno una selezione, perché l'agonismo giustamente non è per tutti. Beh, assolutamente, ci vogliono dei canoni anche fisici. Ah, sì, 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 soprattutto fisici e poi psicologici, perché quando una bambina, un ginnasta sono molto bravi, a casa possono non buttare fuori il risultato nelle gare, quindi a quel punto si fa giustamente una selezione, assolutamente. Miki, nella tua palestra, per l'appunto, che si chiama Miki's Gym, il nome viene da te, puoi parlarci della tipologia di corsi, quando vi possono venire a trovare, se siete sempre aperti, e ovviamente quando è il periodo di iscrizioni, se le persone interessate possono iscriversi tutto l'anno? Assolutamente, le iscrizioni sono aperte tutto l'anno, gli amici ci possono trovare sempre da pomeriggio, dalle 3 in poi, fino alle 10 di sera abbiamo dei corsi. Ammazza, tanto tempo! Sì, si lavora tanto, ma con tanto piacere, con tanta grinta. Abbiamo già tanti risultati con gli insegnanti di danza moderna, danza classica, l'hip hop, e speriamo che piano piano, siccome abbiamo aperto solamente quest'anno il 24 di agosto, speriamo che piano piano crescerete, le squadre di artistica, ritmica e aerobica saliranno sui gradini più alti. Ma assolutamente sì, e infatti adesso cogliamo l'occasione per dare dei contatti di riferimento a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che magari hanno voglia di cimentarsi in uno di questi corsi, che ricordiamo sono ginnastica aerobica, artistica, ritmica, danza moderna, classica, hip hop e fitness. Contatto Facebook, pagina pubblica Miki's Gym, scritto con la Y, quindi tutti pronti a cliccare mi piace, condividere, seguire la pagina, invitare gli amici, nonché andare a trovare di persona presso la palestra Miki's Gym la nostra, appunto, Miki Pohaz, e anche tutti gli altri istruttori. Ci sono anche altri, assolutamente, istruttori. Giorgio Amadio, se mi permetti, Giorgio, sì, Amadio, per danza classica, Fabiano Ranieri per danza moderna, e Jessica Simoni per hip hop. Bene, quindi salutiamo anche questi tre istruttori, nonché vi rinnoviamo l'invito anche sull'Instagram Miki's Gym, tutto attaccato con due Y. Indirizzo email per qualunque informazione vogliate contattare la palestra, mikisgym@gmail.com, sempre con le Y. Numero di recapito telefonico per se volete contattare direttamente, telefonicamente, Miki e la palestra, quindi carta e penna alla mano, 366-877-1694, lo ripeto perché so che non siete stati molto veloci a prendere appunti, 366-877-1694. Miki, siamo in conclusione, vuoi mandare un saluto, un messaggio agli ascoltatori, dire qualcosa? Allora, sappiamo tutti che lo sport e l'agonismo non porta salute, perché sono tante ore di allenamento, tanti sacrifici. Io ci tengo tanto che gli atleti seguono molto bene la scuola, perché è molto molto importante di essere intellettuali, di essere veloci nei pensieri e molto liberi di prendere le scelte. Però lo sport, come ho detto, è aperto a tutti e abbiamo tutti quanti la possibilità di cercare di fare qualcosa, perché è un cerchio della vita, che io penso sempre. Siamo tutti capaci di fare questo cerchio della vita, no? Nasciamo, cresciamo, studiamo, ci sposiamo, bambini, e poi il ciclo si chiude. Certo. Però ci sono queste persone più capaci di uscirne fuori da questo cerchio e di fare qualcosa più grandioso con la loro vita. Cioè uno sport, un po' di arte, di essere medici o qualcosa di diverso. Queste differenze, questo è un messaggio molto bello e importante che ha mandato Miki. Allora io a questo punto invito gli ascoltatori che ci stanno seguendo a riandare sul contatto Facebook e Instagram Miki's Gym, di andare a trovare Miki per iscriversi ai corsi presso la palestra Miki's Gym in via Fontana dell'Oste, SNC Colleferro, sopra il supermercato, ho detto bene? Sì.
E a questo punto, Miki, io ti ringrazio e ti auguro una buona notte. Grazie a voi, buonanotte, buone ninne.